rilassata ci fa bene, diciamo. Io ho insegnato per tutta la vita e chi insegna è sensibile ai luoghi, no? Allo spazio dell'insegnamento, e questa è la stanza più bella dove mi sia mai capitato di insegnare. E quindi le caratteristiche, diciamo, dello spazio hanno anche delle implicazioni su ciò che si dice, forse, ma comunque certamente sul piacere di parlare. E magari se il sindaco mi invita faccio una relazione, diciamo così, in cui spiego finalmente questa storia dei turismi o del turismo, la mia posizione su questa vicenda, perché io non c'è bisogno di pazienza, diciamo così, ma io ho lavorato tanti anni su questo tema, no? Ho coordinato anche a lungo una parte importante della mia vita che pensavo di aver sepolto, poi Fabrizio mi ha costretto a riprenderla sulle aree interne e sui parchi naturali, no? E credo che questa vicenda, questo richiamare sempre che Calafati ha detto che è il turismo, no, se ve la spiego meglio no, il Pivolotti sta diventando, diciamo così, un blocco cognitivo, no? Cioè sta diventando un gioco che non porta avanti, secondo me, il dibattito sulla città, e forse vale la pena che lo organizziamo. Noi abbiamo Cecilia anche che parlerà più tardi, che ha delle competenze specifiche su questo tema, e credo che si possa aprire una riflessione che aiuti la città a pensare il turismo nei prossimi 10 anni dentro un paradigma che abbia senso, non dentro un paradigma che, diciamo, che non porta da nessuna parte, perché poi questo è il tema. Ora sarò brevissimo perché introduco una... Diciamo, per me questa storia, no? Che è una storia che è segnata nella nostra città dalla presenza dal ruolo che ha svolto Fabrizio Barca, è una storia molto, molto interessante. Adesso non so quanti di voi ne siate consapevoli di questa vicenda, perché negli ultimi anni c'è stata molta attenzione al tema della democrazia partecipativa, partecipata. Molta attenzione a quello che noi definiamo la questione della rappresentanza nella democrazia contemporanea. Però Fabrizio iniziò 30 anni fa un itinerario, non che lui non abbia questo rilievo, non dia rilievo al tema della rappresentanza, ma da tanti anni fa iniziò una questione cruciale per l'Italia, quella della competenza nei processi decisionali, non soltanto la rappresentanza. Ora, io ricordo tanti anni fa, sempre in questi miei lavori, no? Momento cruciale della storia economica della regione da cui vengo, quando l'industrializzazione inquinò tutte le falde freatiche delle Marche, e arrivò questo presidente della regione di allora che, alzando la mano in un'assemblea, disse: quest'anno si fanno gli acquedotti. E cominciò quella straordinaria e pazzesca vicenda della captazione degli Appennini, no? Che ha cambiato radicalmente una parte della storia ambientale di questo paese. Quando forse il tema in quel momento era quello non di investire negli acquedotti, ma di intervenire in una trasformazione delle pratiche agricole. E quella è stata un'occasione in cui mi sono chiesto tante volte in questi anni: ma che accidenti di analisi c'era dietro quell'opzione di fare gli acquedotti e di non prendere in considerazione altre opzioni? Non c'era nulla. Non c'era nulla, c'era un'intuizione vaga, no? Da bar. Quando qualche anno fa mi capitò, per ragioni che di guardare cosa c'era nel più grande investimento infrastrutturale della storia italiana, cioè la TAP in Val di Susa, chissà cosa vi immaginate ci sia dietro di analisi, non c'è niente, non ci sono neanche i fondi in bilancio. Questo tema della competenza Fabrizio lo capì perfettamente alla fine degli anni 90, quando cominciò questo itinerario, ed è quello che ha portato in questa storia, no? Non so quanti vi siate resi conto, perché questa idea che tanto lo sappiamo che c'è da fare, no? Sì, affondere radici in questa politica italiana, per cui il politico italiano non rappresenta gli interessi ma è un saggio, no? Tutto il Sud è stato caratterizzato da questa idea che il politico non rappresenta interessi, non è un'interfaccia, lui lo sa, lui è colto, no? Ci mettiamo Benedetto Croce in Parlamento, al Senato, e lui lo sa quello che c'è da fare, no? Ammesso che nell'Ottocento funzionasse, o funzionasse fino ai primi anni, fino alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo, ma nei sistemi complessi che oggi abbiamo, questa è una storia finita. È una storia che richiede la ricostruzione di un circuito che genera competenza.
Ora capisco che tutti, lo sa Renzi, mi permettono, anche lui è un altro quello che sa, no? Non ricordo quando lavorava a Firenze, lui sapeva sempre tutto, sapeva dove mettere le panchine, sapeva dove si fermava l'autobus, sapeva che Scandicci non era un pezzo di Firenze, ma tutta la sua industria era Scandicci, sapeva che la Ginori che chiudeva non era Firenze, no, stava a Sesto Fiorentino, sapeva tutto lui. E questa storia del sapere è una storia che c'è, ma vengo, non la faccio lunga, scusate, c'è una... Invece io personalmente so pochissime cose e cerco di imparare, c'è il tema dell'apprendimento. Quindi sì, concentriamoci come avete fatto molto e avete fatto bene, perché tutta l'Europa democratica sta ridiscutendo il circuito della rappresentanza, sta ridiscutendo il circuito della partecipazione, delle nuove forme, un grande tema questo, dovunque. E anche nelle città, chi governa le città è un tema che dagli anni 60 in poi, no, si è costruito come un tema centrale, chi le governa, la rappresentanza e così via, ma cerchiamo di non dimenticarci del circuito della competenza, cioè come si costruisce la conoscenza che non sta lì, bisogna costruirla. Ora, sto semplificando perché non è una lezione, ma soltanto alcune cose, no? Certamente la competenza la incorpora la burocrazia e abbiamo bisogno della burocrazia competente. Fabrizio ha scritto tanto sulla riforma dello Stato da questo punto di vista, no? Lo nomino non perché sia qui o perché noi ci conosciamo bene, ma perché la vostra storia è stata segnata da quel paradigma, no? Dall'idea di ricostruire delle politiche che abbiano un fondamento, no? E certo c'è il mercato delle consulenze che in Italia ha un potere ormai esagerato, no? Poi c'è il giornalismo, certamente, che svolge un ruolo fondamentale nella diffusione ma anche costruzione della... Quando lavoravo su questa cosa in Val di Susia feci l'analisi di tre grandi quotidiani italiani, La Repubblica, La Stampa e Il Corriere della Sera, che sono capaci di sfornare pagine intere sulla dinamica dei prezzi dei mercati finanziari, ma non si trovava un dato, uno, che riguardasse il più grande investimento infrastrutturale italiano, perché non ero capace neanche di andare a vedere. E i media hanno una grande responsabilità in questo blocco cognitivo in cui ci troviamo. E poi c'è la ricerca applicata pubblica, che è importante, e c'è una cosa che sta nascendo dovunque, che è bellissima, cioè la ricerca applicata delle associazioni, no? Cioè i dati, le informazioni che vengono generati da gruppi informali, che sarà la rivoluzione dei prossimi anni, vi garantisco. E poi c'è i singoli che parlano, no? Sulla base di competenze, tutto un circuito. Ora, si vede poco, mi scuso, ma se lasciamo perdere il tema burocrazia e consulenza, perché a me interessa, e poi termino, dove sta il GSA in questa storia, perché Eugenio ha sottolineato le dinamiche di questa, ma a novembre voi avrete il più grande centro di studi urbani d'Italia, ma di gran lunga, e ci avremo uno dei più grandi centri di studi urbani d'Europa. Poi avrò finito la mia missione e andrò da altre parti, ma è ovvio che una città di 40, 60, 70 mila abitanti è un sistema, sì, vabbè, insomma, 71, 75, non ci formalizziamo, insomma, una città di piccole dimensioni, no? Che ha al centro 50 persone che studiano le città del mondo o dell'Europa, è chiaro che c'è una quantità di competenze che possono essere riversate in qualche forma sulla città. Ora, finché, diciamo, coordino questa vicenda, il CSA è collocato in questo spazio, che è uno spazio di costruzione del dibattito pubblico. Non è troppo prossimo alle scelte politiche, no? È l'idea che noi possiamo partecipare alla costruzione del dibattito pubblico. Questo è il punto. E il punto è che questa partecipazione, però, non impone nulla, ovviamente, ma può essere anche ritenuta irrilevante nel processo decisionale, no? Nel senso che nessuno obbliga i decisori a prendere atto di questo pensiero che nasce, no? Però questo è quello che secondo me un centro così grande come quello che noi stiamo costruendo può fare senza essere troppo pesante nel dibattito. Ora, chiaramente questa città che sta costruendo il suo futuro, no? Ha bisogno di questo scambio tra i diversi soggetti che costruiscono la conoscenza. Io quello che ho notato è una poca permeabilità, una grande attenzione alla partecipazione, una grande semplificazione rispetto alle decisioni. La settimana scorsa noi abbiamo dedicato un'intera settimana a studi urbani al tema abbiamo chiamato fuori dall'ordinario, no? Quando una città deve affrontare un tema che non è banale, che è un po' complesso, un tema per il quale la conoscenza va costruita, non c'è a priori, no?
Ecco, questo processo di costruzione io all'Aquila l'ho sentito poco in questi anni, no? Cioè, non, è come che se le, ma è tipico dell'emergenza, l'emergenza ti costringe a scelte che tu dici le devo fare rapidamente, non ho il tempo di pensare se la scelta è corretta o meno. Ma faccio un salto, se io penso a Dresda, no? Dresda è una città in cui la collaborazione tra... Dresda ha avuto uno sviluppo straordinario negli ultimi 20 anni, sullo sfondo di una quantità enorme di competenze che la ricerca applicata pubblica, la ricerca collettiva, le analisi hanno generato influenzando le politiche, non determinando le politiche ma influenzando la discussione che la città aveva sulle politiche. Ora io penso che questo, poi termino, sto terminando, vada anche interpretato con la parola che a me piace molto, che ha pronunciato il vostro rettore o rettrice o rettore, non mi ricordo mai come potete dire, e cioè questo tema dell'evoluzione, no? Cioè, se nel senso che anche le politiche evolvono, uno fa un passo, si accorge che non funziona e poi lo modifica, e se qualcuno ti fa osservare che sta andando nella direzione sbagliata, non ti sta giudicando, ti sta dicendo secondo me forse, no? Questa è una città che si irrita un po', cioè ciascuno ha, no, questa idea della reversibilità delle tue ipotesi, del fatto che ci puoi ritornare, anche su un orizzonte lungo che ti dà il tempo di rivedere alcune scelte che tu hai fatto. Se ci si rilassasse un po' di più, come questa stanza suggerisce, io credo che l'Aquila abbia di fronte, ve l'ho già detto, è un caso facile, un caso facilissimo, c'è un insieme di sinergie potenziali che trasformano una città così piccola, perché è una piccola città, sulla base delle condizioni iniziali può nei prossimi anni trasformare questa città esattamente come voi la desiderate, come voi la volete. Ora faccio questa precisazione e poi termino, perché noi vi proporremo alcune ipotesi interpretative di dove sta andando l'Aquila. E quando dico dove sta andando l'Aquila, non è dove la sta portando il sistema politico, l'elite politica, è dove sta andando tra una sinergia tra alcune scelte e le dinamiche di un sistema che ha le sue capacità auto-organizzative, no? E quindi non è che se voi noterete che ci sono alcune ipotesi che vi suggeriamo di prendere in considerazione perché sono problematiche per il vostro futuro, non è che questo è un giudizio sulle scelte fatte, è un giudizio sulla conoscenza che avevamo tutti per orientare queste scelte. Se ci mettiamo in quest'ottica, credo che l'università può dare un grande contributo a questa riflessione, così come la può dare il GSSI. Ora termino su un punto, perché naturalmente io tengo molto a questa idea dell'indipendenza di questa riflessione, perché l'Italia ha una storia molto pesante di università che fanno i piani regolatori di Desio, come abbiamo discusso l'altro giorno, che poi viene sciolto per mafia, di università che vendono la loro conoscenza dentro un progetto politico che non apre un dibattito, a partire dall'università che ho fatto parte per tanti anni, cioè di un'università che si mette sul mercato e si comporta come una società di consulenza. Io credo che ci sia molto, non ho niente da dire, diciamo così, ma almeno finché resto io, il GSI Studi Urbani non starà dentro quel gioco, ma sarà dentro il gioco di alimentare semplicemente il dibattito pubblico che può facilitare, aiutare, rendere più coerenti le politiche pubbliche. Grazie.